che abbiamo fatto oggi. Rosanna Ferrara è in scheda, vi sarà data una scheda, su questa scheda ci sono delle lettere che corrisponde alle torte e dovete dare un voto da 1 a 10. 10, 1. No, Pino, sono là le schede, sono compilate, quella è bianca, la scheda bianca non si vota. No, ci sono le schede, fra le schede, vicino alle penne. Le schede. Allora, ogni torta c'ha una lettera sopra, voi dovete dare un voto da 1 a 10, la dovete prima gustare e poi dare il voto. Saranno premiate 3 torte. Allora, il presente la provoco. Rosanna Ferrara, date la penna e la scheda. Allora, la torta numero 1 vince un cesto offerto gentilmente dalla pasticceria Carolina Calabrese. Alla seconda torta il tostapane offerto da Iorio Pasquale. E il terzo è una bilancia offerta dalla Ferramenta Pisello. C'era l'acqua minerale. Ad ogni assaggio, mi raccomando, sciacquate la bocca. E poi invece le altre persone, in attesa di degustare le crespelle, possono intrattenere, accattate il libro, si può accattatevi il libro. Là da Giovanni, c'è Giovanni là. Cominciamo? Che vende il libro. Maria. Ma proprio guarda, non bello, non bello. I giurati hanno la scheda. Mi ha acceso del passo la signora Ciminelli, l'assessore, perché sa che mi piacciono le torte. Ciminelli, non c'è Ciminelli. Niente, hanno ceduto il posto. Chiedo scusa, ma come? Ci mandano 2 schede. Franga! Carmela, scusa, ci mancano 2 schede. Sono qua, guarda, una al presidente della Prologa, l'altra a Rosanna. Guarda, è bravo, anche perché sennò li mangiamo tutti noi, capito? No, basta. Tra poco ci sarà la degustazione delle crispelle gratis. Scusa, Franca, Isabella, prendete le crespelle, distribuite le crespelle, così le persone si allontanano dal banco delle torte, poi si avvicinano dopo. Il sindaco, lei non partecipa, il sindaco, non gli avete dato la scheda al sindaco di Senise, cioè avevi una scheda in più, si sono finite le schede. Facciamo senza scheda. Senza scheda, una scheda al sindaco Castronuovo. Tu li tenisi in bianco, mo la faccio in diretta. Maria, stella B. Sindaco, la scheda con la penna. La penna ce l'ho.
Vieni qua, Franca, pigli una cosa con le crespelle. Vai, distribuite. Oggi pigli di nuovo bagarino di chi crespette. La degustazione procede tutto bene, sono sotto. Umberto, dalla G. Allora, dietro agli ospiti. Presidente Totaro, la degustazione procede bene. Eh? Avete gradito. Però c'è una signora che sta facendo la cannavola. Al professore Gazzanè una crespella, dai. Il professore Gazzanè che sta facendo la cannavola. Una crespella. Ah, la crespella, degustate la crespella, eh. La crespella. Però nel frattempo, tra una crespetta e un'altra e un bicchiere di vino, accattate voi un libro. La signora Lofivo ha degustato, va bene, procede bene. Salutiamo anche l'amico Bettino Conde dalla Tronico. Secondo me scendi e fai girare il microfono dietro, fai una domanda alle persone, capi? Se no c'è troppo vuoto. Ma il microfono al dottor Lanziano per sapere la sua impressione sulla serata. Magnifico, è stata una serata eccellente. Aspetta di degustare. Dai, mangiate la crespella. È là, EG, offre la crespella. Brisa, ha preso la crespella. No, eccolo qua, è qua. Avete comprato il libro, sì? Non vi accalcate vicino al tavolo del libro, per cortesia, una alla volta, per piacere. Non vi accalcate. Rispettate rigorosamente la fila, mi raccomando. Ah, crespella, EG, offri la crespella a Anna. No, quella si ammucciava, Giuliano. Gigi. Vieni Pietro, vieni vicino al tavolo, fai delle domande vicino al tavolo. Ha detto che c'è un barazzo da scelta, ma come con Maria? Va bene. Rosanna? No, qua. Il sindaco Castronovo? È in attesa. È ottimo. Un giudizio della serata? Una bella serata, sicuramente interessante. Grazie. Pietro, ha partecipato pure il cane, sta degustando anche il cane, però fa il fuori giuria. Vincenzo, tutto a posto? Tutto bene. Ci è venuto pure tu una fotografia. Direttamente dal Belgio, Monsieur Merciano. Benissimo. Sta facendo l'autografo. Ah, ma l'hai comprato il libro? È chiaro. Vedi qua, allora, della serata, cosa ne pensi? Dal Belgio, è venuto dal Belgio, vedi? Là c'è la televisione. Cercherò di far conoscere il libro alla comunità europea, perché ci sono molti della Basilicata là. Ecco, abbiamo avuto anche i contributi dalla comunità economica europea. Poi da Milano c'è Ersilio, vediamo cosa dice Ersilio. Si vergogna Ersilio.
un cane per... Il cane sta degustando, sta apprezzando. A che gusto erano ste torte? Allora, le torte erano alla marena, poi ci sono, c'è la sbriciolona sbriciolata, la pattianella, qual è la pattianella? Alla mela. Alla mela. Alla mela, alle noci. Abbiamo due, ci battono ragione. Ci siamo? Ci siamo? Signora La Becca, si può anche spostare che la porta gli arriva lo stesso, non si preoccupi, si può anche spostare, si può allontanare leggermente che le arriva lo stesso. Sì. La signora Iossa è produttore e consumatore, è distributore. Poi cogliamo l'occasione per intervistare Vincenzo Rosato, rappresentante dei Vulcani a Vigevano, per chiedere l'impressione della serata. No, io posso solamente dire che è stata una serata bellissima. Mi pento di non aver portato dietro la telecamera perché mi è piaciuta moltissimo la sceneggiatura. Sicuramente chi ci ha messo tanto impegno e tanta bravura, chi ha composto questo libro, per far capire un po', conoscere un po' più la storia del nostro paese, e grazie anche a chi ha collaborato per arrivare a fare questo risultato. Grazie a Vincenzo. Sì, facciamo le interviste in diretta. A terra, Rosa? H. C'hai cose fatte? Vado poco. Di là c'è pure la bottigetta con Win. Però, San Francisco, aspetta, hai in cappello. Sono finiti, non sono piaciuti, vabbè, prendi quell'altro, vedi, a vedere quell'altro, sono meglio, sono migliori, prendi quell'altro, sono in là. Maria Franca, passerà da scatola. Attenzione, sindaco. Dottor Gaggiano ha mangiato lo stesso, anche se non fa parte della giuria. Ho visto l'offerta con il boccone in bocca. Intervistiamo il marito della signora Iossa, che ha fatto una torta per sapere, per fare un, come si dice, un pronostico, giusto? Il pronostico sul vincitore. Beh, sono di parte, quindi allora non vale. Professor Condinanza, ha degustato, oltre al libro gli è piaciuta pure la torta? Per la verità bisogna chiedere alla giuria, perché qui ancora la giuria è lentissima e quindi si fanno, come si dice, all'episcopio, non la notte, sono mucci. Sì, ma ci vuole, anziché persone mangine, ci vorrebbero persone mangione, così si muove. Oh, datemi una mossa per cortesia, datemi una mossa, c'è il vino di là, i crispetti sono brutti, fanno che i crispetti. Saluto l'amico Nico Colangelo, che non ci vedevamo da 30 chili fa. Un bel tutto lì, dimmi. Come ci vedo? Ma ha un cappello di crispetto. Ma non vede? Signore? Mitto. Come ci vedo? No. Intervistiamo anche il comandante della forza pubblica, il traffico è stato regolare, non mi chiede del traffico, no? No comment.
Chiedetemi tutto, ma non del traffico, ha detto lui. Sì, ma si finito. Più o meno a che punto siamo? A che punto siamo? La giuria, a che punto siamo? Alla penultima. M? Alla penultima. Ci hanno preso fatti, eh? Comunque Papaleo al Festival di Sanremo ha fatto ballare il ballo della foca a tutto l'auditorium. Noi oggi non abbiamo messo la foca, tutto l'ambaranam. A terra vedete, cosa? L'ultima, ok. Allora le schede, cortesemente le schede, se ne potete mettere nell'urna. Sì. Quale torta, a che gusto l'ultima? L'ultima a che gusto è? È una crostata di? Cioccolato. Al cioccolato. L'ultima? L'ultima? La O, quella è la penultima. La O. Ce n'è un'altra? Sì. Ah, ok. Ma già, ciao. Ciao. Vabbè, mangiatevi due stessi. Ciao. Pietro, una persona che deve segnare poi i voti trova. Sì, no, ma dopo lo dobbiamo mettere là. Nell'urna, allora dopo. Spiega come avverrà. Allora, adesso i giurati metteranno nell'urna la scheda elettorale. Anzi, la scheda di degustazione, dopodiché si torneranno davanti al bando finalmente per la gioia degli altri partecipanti alla serata, così avranno modo di degustare loro le torte, la mangeranno senza esprimere il voto. Allora, man mano che i giurati esprimono il loro voto, metteranno nella scheda. L'ultima, dai, che poi mangiamo di qua. L'ultima è buona. A chi posso dare? Qua, la scheda nell'urna, perché l'urna, il voto è segreto. Castronovo ha votato, Carmelo ha votato, il presidente Totoro ha votato. Ha votato per le aree programma, Per le aree programma, va bene. La penna franga. No, tu sei sindaco, la devi chiudere la scheda. Erone. No, sciala, Ti manca? La signora, ok, adesso assalto alle torte, tutti possono mangiarle, mi raccomando, mangiatele le torte, non le tenete in bacio alla gente, eh. Allora ringraziamo la giuria e adesso procediamo, sali sul palco. Io e il direttore Lamboglia procediamo ad proclamare i vincitori. Vai. Una mano, Pietro. Vai, uno deve parlare, deve spiegare quello che succede. Franca, la penna. Quando? Parlate. Dai. Allora, dottore, mi passi la prima scheda. Allora, il primo. Più vicino, allora, al microfono, più vicino. A6 7 B C 5. Oh, grazie 5, di tutto. No, 6,
Professore, ci vediamo presto. Sì, ha qualche cosa da fare? Vorrei. Da, grazie, complimenti. Sì, sì, sette. Poi. 5, 7, 4, 6, 5. Allora si stanno 8, sommando 8, i voti per 6, arrivare al risultato finale. Ricordiamo, vi saranno dei cesti, se non vado errato, dei premi che verranno dati alle prime tre signore che avranno preparato il dolce migliore, ma siamo convinti che tutti i dolci erano. E possiamo usare quasi il passato perché ce ne sono quasi finiti, però ancora ce ne sono, ancora vediamo che ce n'è qualcuno integro, quasi integro, e quindi dicevamo che tutti i dolci sicuramente sono stati all'altezza. E chiaramente questa gara, come diceva la signora Conte, è stato un po' un grimaldello per riproporre questa figura storica che troverà nuovo valore, nuovo vigore, nuova vitalità magari da settembre in avanti, quando si immagineranno delle iniziative. Pietro sta procedendo allo spoglio con il dottor Caggiano. Non vi dovrebbero essere brogli elettorali perché c'è una telecamera che li sta riprendendo, speriamo che appunto non vi siano inesattezze, ma sicuramente non ve ne saranno. Ricordiamo anche gli appuntamenti che riguardano l'associazione Picanto. Abbiamo detto il 12 di agosto in questa piazza vi sarà il premio Siris, già giunto alla seconda edizione, diceva il dottore Costantini, ospiti davvero importanti, Giancarlo Perazzini, Irene Pivetti, Eugenio Dauria, personalità di rilievo, ognuna di queste personalità davvero dei numeri uno, insomma, ecco, nel loro campo, comunque delle persone molto conosciute. Poi il 13 e 14 agosto ci sarà un vero e proprio esperimento, davvero l'abbiamo definito un po' una piccola grande grancia qui ad Episcopia. Sotto la torre si darà vita ad una storia che conoscono tutti, ma per la prima volta sarà una storia animata e quindi si potrà capirla meglio, si potrà goderla meglio. Non lo so a che punto siamo con le votazioni ancora. Bisogna fare la sommatoria. Vi sono tante somme e tante addizioni da fare. Noi non ci aspettavamo tante torte, ecco perché adesso la stiamo rallentando un po' le operazioni, perché pensavamo a qualche torta di meno, però il fatto che le signore di Episcopia hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa è un altro segno positivo che questa sera registriamo. Pietro a mano sta facendo i conti, speriamo bene, perché forse una piccola calcolatrice era utile. Comunque vediamo. Ricordiamo anche le vie del gusto, che è sempre qui nel centro storico, il 7 e l'8 di agosto, a cura della Proloco. Anche questa iniziativa giunta alla seconda edizione, sappiamo anche la fatica, il lavoro che i ragazzi di Episcopia infondono in una iniziativa che sta caratterizzando il centro episcopiota. Come diceva il sindaco, si mettono insieme, si fa un mix, si mette insieme la cultura e la buona gastronomia del nostro territorio. Bene, continua ad esserci la degustazione delle torte. Quest'anno, proprio per avviare un po' il palio, abbiamo immaginato di dare un tema libero, quindi qualsiasi tipo di torta, qualsiasi gusto era ben accetto. Magari negli anni futuri cercheremo anche un po' di specializzare questa arte particolare che è l'arte pasticcera, perché sappiamo
che ad Episcopia vi sono delle ricette davvero molto antiche e molto particolari che sono anche molto apprezzate, quindi magari cercheremo un po' di riscoprire queste torte particolari. Tra l'altro non so chi ricorda, a gennaio proprio Carolina Calabrese tenne una vera e propria lezione sull'arte culinaria nei secoli, in particolare nel periodo medievale, quindi davvero vennero fuori delle belle informazioni, delle belle notizie, delle belle ricette poi alla fine, e quindi sicuramente. Ah, perfetto, bene, allora io mi fermo e il presidente della giuria. Prego Pietro. Allora, la torta più votata è stata. Creiamo la suspense. Allora, la suspense. Allora, al terzo posto. Preghiamo la signora che è presente a salire sul palco, vedo non c'è. Ho un familiare. Allora, al terzo posto la torta con la lettera G come Genova, fatta da Falabella Anna Maria, la briciolona. Falabella o familiare. C'è la cognata. Allora, il sindaco per la consegna della pergamena. Anna Maria, dov'è? C'è la sorella? Sì, la sorella. Anche il premio c'è per la terza. Ok, a ritirare il premio, prego la valletta. La valletta? La valletta o la velina? Velina. E là, un tostapane. La bilancia. Ok, la bilancia, prego la valletta a portarmi la bilancia. La valletta, vabbè, sa brevoglio. No, zio. Allora, tosta pane. Ma portatelo tutto a quei premi, così poi li consegniamo. Allora, la valletta, il sindaco per la premiazione. Vabbè, approfittiamo del presidente Codero per il premio, visto che è vicino qua. Allora, la pergamena con la bilancia. Prego il presidente. Grazie, però sono la sorella. Ne approfittiamo? Ne approfitto per cogliere il passaggio del presidente che ha detto che dobbiamo fare più cultura, e io sono d'accordo presidente, dobbiamo fare più cultura, perché sennò diventiamo delle colture, cioè il citruvolo. Ma nel senso che anche queste cose di enogastronomia, di ricette, pure questa è cultura tramandata nei secoli, voglio dire, cioè, noi dobbiamo incentivare tutte le nostre tipicità, e quindi anche il mangiar bene, i piatti tipici, il vino, e fa parte della cultura, in questo senso dicevo, facciamo più cultura, mettiamo insieme cose buone e portiamo avanti. Sono d'accordissimo, ringrazio di nuovo, grazie di tutto. Al secondo posto vedo la signora vicino alla fontana, la signora Sofia Antonietta con il ciambellone, no, la sbriciolona alla crema, è piaciuta molto. Per il primo premio il tostapane, la pergamena, più dietro, mettete più dietro, il secondo premio è un tostapane con la N, non il tostapane, un tostapane. Gli ingredienti per la sbriciolona, visto che l'ha fatto lei, o ci possiamo dare del tu? Sicuramente 300 grammi di farina. Prendete nota, 300 grammi di farina. 100 grammi di burro. 100 grammi di... Avete attinto? Avete attinto? Un uovo intero. Se non me lo avete intero, voi avete prestato da vicino. Un pizzico di sale. Quanto è questo pizzico? Pizzico, piccolo. Quanto basta? Poi una bustina di vanillina, una di lievito Bertolini.
e poi la crema pasticcera con le amarene dentro farcita, zucchero a velo sopra e buon appetito. Ti sei dimenticato un'altra cosa, ci vuole per fare la torta buona, ci vuole tanto amore e tanta passione. Benissimo, ok, ringraziamo Antonietta e complimenti. E adesso passiamo al primo posto, abbiamo la lettera, visto che la signora già ha detto la lettera, perché ha visto, mica ha visto, no, ha fatto un'esclamazione, ha fatto, oh! Allora, al primo posto con esattamente 61 voti, la torta con la lettera O di Suanno Anna, quadrato al cioccolato. Eppure forestiero. Buonasera. E adesso ci deve cantare la canzone. Quadrato al cioccolato. Dolce un po' salato, com'è? Io sono stonato, posso mettere a chiove, meglio domani devo andare al mare, anzi, stasera. Vogliamo sapere gli ingredienti. Gli ingredienti sono particolari, allora. Oddio, non ci mette in difficoltà, per piacere. Facile perché non abbiamo studiato. Vabbè, non c'è la farina. Non c'è la farina. C'è il pane grattugiato, amaretti, uova, nocciole tritate. Cioccolato, quanto ce la metti? Pezzi di cioccolato e... Pezzi? Sì, interi, cioè tritate. Interi o tritate? Essi precise. Vabbè, ma comunque non ci credo. Voglio assaggiare un pezzo per vedere se effettivamente è buona sta torta. È buona, lo crediamo sulla parola. Prendiamo il sindaco di Episcopia per venire a premiare. Non c'è. Ah, arriva. Saluta i figuranti che stanno lavorando in questi giorni, Pietro. Le comparse. Sì. Il premio. La valletta, ci manca la valletta per il premio. Va bene. Ci arrangiamo. Aspetta dalla pasticceria calabrese. Si è portata anche la clacca da fuori. Quindi già sapevi che vincevi, ti sei portato tutte le persone per applaudire. Ho capito, vabbè. La pergamena. È andata a casa? Allora viene a ritirarlo il fratello, cioè avevo visto il fratello prima. Saluta a portare pure un fratello. Allora preghiamo lo sponsor Iorio Pasquale a consegnare le pergamene. Venga sul palco. Facciamo un applauso a Iorio Pasquale che ha offerto i premi. Allora, al ponte Maria Luisa, chi viene a ritrarre? La cognata, venga, a ritrarre il premio, sta mangiando, oppure ci vengono i nomi, comunque non ti preoccupare. Non facciamo la foto, vieni a ritrarre il premio. Poi a Iossa Marianna. No, lascia un attimo a ritirare il premio. Aiossa Marianna. Calla Stefania. Se non ci hai chiamato la Anna. Aiossa Marianna, la pergamena. Calla Stefania. Ciao Stefania, dove gli altri per un momento? Gli annunci Rosanna, venga, ma non vedi famiglia che non vuoi dire la sua palco? Che ti ha delegato? Deve venire lei, ha fatto la torta e ci deve dire pure come l'ha fatta. Iorio Giusi. Gloria Giusi, lo Giusi non c'è. Gloria Giusi, chi ritira il premio? Dalla Stefania, a me non c'è, Gloria Giusi.
D'Agostino Giuliana. Buonasera Presidente, grazie. Grazie a voi. D'Agostino Giuliana. Se ne giudica. D'Agostino Giuliana. Quelli che non ritirano. Gidio, Gidio, mettete in braccio e portalo su quel palco. No, è da venire Giuliana qua. Quella è avulsa al palco, sa Bregogna, Cristiano. Dai, Toto, vieni qua. D'Agostino Giuliana. Per giuramento di poi Rondinelli Giuseppina, Sara Genovese, Giordanelli, Sara Giordanelli, Giuseppina Rondinelli, Sara Giordanelli, Callà Giovanna. E Cian Gianna Maria. Sara. Giovanna Callà. Giussi Orio. Giussi Orio. Ma qui Anna Maria. Anna Maria c'è. C'è il figlio, di dire il figlio. Come si fa la torta? Leonardo, vieni qua. Come si fa la torta? Dici gli ingredienti. Deve ritirare Giussi Orio. Non c'è Giussi. Giussi non c'è. È andata via. Dai l'appuntamento per il prossimo e saluti a tutti quanti. Allora, vi do gli appuntamenti dell'associazione Picanto per il 12 con il premio Siris 2012. Poi c'è il 13, c'è la revocazione storica, dove ci siamo cimentati per la prima volta e speriamo di essere riusciti. Poi ci sarà il 14, la ripetizione, perché sicuramente sarà un successo. E poi ci vediamo l'anno prossimo. Comunque poi nel frattempo vi invitiamo alle vie del gusto del 7, dove i ragazzi della Prologo si sono cimentati per il secondo anno consecutivo a fare questo percorso enogastronomico. E quindi vi invitiamo, siete tutti invitati, specialmente quelli forestieri, vi vogliamo di nuovo tutti qui il 7. A questo punto non mi resta di augurarvi una buona notte e darvi appuntamento al 12. Legislatori, ci ho capito, va bene. Buonasera e buonanotte. Ciao.